Buona la prima, un bel esordio, abbiamo visto anche una bella intesa a centrocampo, il tecnico del Latina aveva detto meglio il Verona incontrarlo adesso che magari non hanno fluidità di gioco a centrocampo, forse ha cambiato idea. Sì, l'abbiamo smentito penso, siamo un rapporto molto forte in mezzo al campo come del resto tutta la squadra, però è una vittoria col lavoro perché non basta avere i nomi, non basta avere la qualità, devi correre, oggi l'abbiamo dimostrato, abbiamo palleggiato, abbiamo messo qualità e quantità che è quello che ci serve appunto per ottenere risultati, quindi abbiamo fatto una grande partenza. Ecco, una delle domande che veniva quasi alla fine del primo tempo era chi era il playmaker, perché continuavate ad alternarvi con Bessa, in parte addirittura anche con Romulo, bella soluzione, ma sembravate che con Bessa giocassi da 15 anni. Ma lo conosco da parecchio, abbiamo un'intesa straordinaria fuori dal campo. In campo sinceramente avevo giocato solo un anno e poco, però penso che anche i rapporti che coltivi fuori dal campo poi ti aiutano all'interno del campo. È quello che dobbiamo fare tra tutti i compagni ovviamente. Come dicevi tu, abbiamo fatto un primo tempo molto buono dal punto di vista del giro palla e l'interscambio in mezzo al campo. È una soluzione che comunque possiamo adottare perché comunque quando verranno a pressare il nostro playmaker sarà importante riuscire a uscire dal pressing avversario. Ecco, una anche delle chiavi che non si era vista magari l'anno scorso, ovviamente tu non c'eri, era che oltre alla capacità di far girare palla siete anche molto bravi negli inserimenti, addirittura i terzini hanno accompagnato spesso anche la manovra d'attacco, quindi tante soluzioni, un compito che facilita anche chi il pallone poi deve smistarlo. Ma sicuramente perché diamo tante soluzioni di gioco a chi ha la palla, è quello che il mister chiede, tanti interscambi per poter avere più soluzioni e oggi l'abbiamo dimostrato, è molto importante perché comunque chi ha palla deve avere molte soluzioni e riusciamo comunque a uscire dal pressing avversario e quindi oggi l'abbiamo fatto molto bene e dobbiamo continuare a lavorare su questa strada. Possiamo dire che anche Fossati sta crescendo notevolmente, ti abbiamo visto ovviamente nelle partite di Coppa Italia, però sembra che tu stia acquisendo maggiore sicurezza e forse anche maggiore condizione. Sì, è quello, tutto passa secondo me dalla condizione fisica e mentale, ovviamente giocando poi acquisti fiducia, mi sto trovando benissimo qui, con i compagni, con l'ambiente, quindi spero di continuare così e appunto di trovare anche una condizione migliore nelle prossime partite. A proposito di ambiente, insomma, tu stadi caldi li hai già vissuti, che emozione fa comunque uscire fra gli applausi del Bentegodi, insomma anche stasera vestito a festa già per la prima di campionato? È stato molto emozionante dal punto di vista personale, quando sono uscito non me l'aspettavo, è bello partire da queste cose che comunque fanno piacere e ti riempiono d'orgoglio. Ecco, abbiamo visto però che ti toccavi un attimino la gamba, vogliamo insomma dire anche come stai, insomma la tua sostituzione è stata dettata, no? Probabilmente anche da qualche piccolo acciacchino. Sì, ho chiesto un cambio perché non mi sentivo più al 100% per poter dare una mano ai compagni in un momento di difficoltà e ho pensato che era la soluzione migliore, domani vedrò bene con i medici, però penso nulla di grave. Bene, questo insomma rassicura anche i tifosi e vogliamo rassicurarli un po' anche per le prossime trasferte, insomma, perché il Latina, probabilmente anche per le tante assenze, è sembrato in qualche modo anche un po' poca cosa rispetto effettivamente al Verona. E come si affrontano invece trasferte ben più difficili come quelle di Salerno e poi Benevento? Sai, io più che poca roba Latina credo oggi bene noi, cioè nel senso siamo riusciti ad oscurarli. E penso che il merito è nostro più che demerito l'avversario. Poi ora affrontiamo due trasferte molto molto difficili perché andiamo a giocare in ambienti molto caldi, però nel senso noi andiamo là per vincere, quindi ce la mettiamo tutta, ci proviamo.